Allora, abbiamo iniziato la vendemmia 2020 il 20 di agosto, siamo in anticipo rispetto all'anno scorso di circa una settimana. E è partita bene perché abbiamo raccolto il Pinot Nero base spumante e devo dire che sono molto soddisfatto perché sono uve molto belle. E anche dal punto di vista, diciamo, i parametri chimici sono perfetti, un 18 di Babbo, 3,15 di pH, 8 di acidità, quindi una base che si prospetta veramente buona. E poi siamo passati allo Chardonnay, che in parte andrà anche lui nella base spumante, in parte per fare il fagù. Quindi se la vendemmia procede così, devo dire che sarà un'ottima vendemmia la 2020 è iniziata la nostra vendemmia lunedì 17 agosto. Abbiamo iniziato con le vigne più precoci per fare le basi spumanti di Pinot Nero. Ad oggi i valori sono ottimi, abbiamo delle gradazioni giuste con delle buone acidità e quindi si presume, si presenta un'annata molto buona e quindi per fare delle bollicine prima innanzitutto da quello che vediamo adesso e spero che nell'evoluzione dell'annata si possano fare anche grandi vini, dei bianchi e rossi. Quantità non sono troppo elevate, sono giuste e la qualità c'è. La caratterizzazione di avere delle uve molto ricche di mosto, molto, molto, molto liquido, quindi si fa quindi una bella resa in mosto e quindi in vino. E quindi si presume appunto di avere anche una buona qualità e una buona resa. Si prospetta bene, è una vendemmia di qualità. L'andamento climatico di quest'anno è stato un andamento molto vicino al 2016, quindi caldo è arrivato tardivo, dopo la metà di giugno, come nel 2016, sempre anno bisestile. Poi il tempo è stato d'aiuto, le uve sono molto belle, stanno portando avanti una maturazione completa, le uve sono sane dal punto di vista sanitario, io mi aspetto una grande vendemmia. Eccoci qua, vendemmia 2020, come tutti gli anni Maurizio ci viene a trovare. Ormai abbiamo iniziato da 10 giorni con il Pinot Nero base spumante e anche il Pinot Nero rosso, perché quest'anno il grado di maturità, specialmente nelle vigne più esposte, era un po' più accelerato. Allora abbiamo scelto anche di raccogliere durante la raccolta delle basi spumanti anche alcuni Pinot Neri. Vediamo qua oggi i nostri quattro Pinot Neri: Bornico, Losana, l'Oliva, che è una novità, e il Casteggio, che è un'altra novità. È un anno molto strano perché è un anno dove, a parte tutto quello che ci circonda, che si è fermato e poi è ripartito, la vigna non si è fermata, anzi ha proseguito, specialmente nel periodo più caldo, in maniera repentina. Negli ultimi 15 giorni ha cominciato un po' la difficoltà con queste umidità molto elevate, specialmente la mattina, e quindi la buccia è quella che soffre, quindi quest'anno è un anno da buccia, bisogna stare molto attenti, specialmente nei vini dove hai bisogno della buccia. Quindi stiamo cercando di selezionare il più possibile, stiamo facendo anche delle vendemmie un po' precoci su alcune posizioni e poi speriamo di concludere sempre in bellezza con una grande annata anche per Rossi, che per adesso siamo ancora in attesa della maturazione polifenolica, che piano piano sta riprendendo, visto che negli ultimi giorni la frescura notturna, le piogge, ha dato un po' più di ossigeno e un po' più di vita alla pianta. Vendemmia 2020 è ancora un po' presto per pronunciarsi, però sembra ottima. È un'annata molto particolare, nel senso che a livello di condizioni climatiche è stato difficile e allo stesso tempo facile perché sta migliorando giorno per giorno.
e quindi vediamo. Per i vini naturali è stata una cosa come tutti gli altri, né semplice né difficile. Noi cerchiamo di assecondare quello che è l'annata, tirandoci fuori il meglio possibile. Cioè a dire, ad esempio, Vinatur, del quale io faccio parte, ci dà un limite di 3 kg a ettaro di rame. Quest'anno io sono a meno di 2,5, devo fare ancora bene i conti, ma sono a meno di 2,5 perché ho preso prodotti per fare 3 kg e ho ancora lì due trattamenti che volendo potrei dare, ma non farò perché ormai non serve più a nulla. Perciò facile e difficile. Non è né facile né difficile, bisogna cercare di capire com'è l'andata, andare dietro, se non ci sono problemi andiamo avanti così. Allora, Vendemmia 2020, noi siamo a Montalto Pavese, questi che vedete alle nostre spalle sono i nostri vigneti. Abbiamo già raccolto il pino nero, sia per le basi spumante che per la vinificazione in rosso. E a proposito del pino nero, la novità del 2021 sarà una riserva. Quest'anno siamo molto soddisfatte del risultato della vendemmia perché è stata un'annata molto equilibrata, il clima è stato ottimo e le piogge della scorsa settimana hanno aiutato ancora di più la maturazione dell'uva, anche perché poi abbiamo avuto delle belle giornate. Quindi grazie ai terreni, all'esposizione che è tutta a sud-est, le uve hanno raggiunto un'ottima maturazione e quindi ci daranno degli ottimi risultati. Proseguiamo nei prossimi giorni con il Riesling e a seguire poi la Barbera e la Croatina. Vendemmia 2020, vendemmia è annata anomala. Difatti abbiamo avuto una maturazione precoce che si è sviluppata nel corso degli ultimi 15-20 giorni, incalzate dal calore e dalle ultime piogge di luglio. Quindi questa maturazione precoce ed incalzante ha fatto sì che cominciassimo anche noi ad agosto, cosa che qui da noi a 500 metri di altitudine non è mai successa. Manteniamo la nostra linea classica, tranne come produzione, tranne che per il San Rocco, perché il Riesling Renano non ha avuto uve di una qualità eccelsa per poter affrontare un discorso e un viaggio di 15-20 anni di evoluzione. Quindi il Renano quest'anno finirà quasi per la totale parte a sviluppare il progetto Amico Fritz, che è un rifermentato in bottiglia. Oggi siamo già in raccolta con l'uva rara, anche questa vendemmia assolutamente precoce, mai successo ai primi di settembre di essere a questo punto. Uva rara che anche questa servirà in uvaggio per arrivare a creare il mischiabacche insieme alla croatina, che gli apporta tannino, alla barbera che gli apporta varietale e un po' di merlot per donargli corpo e morbidezza e bevibilità nell'anno successivo. L'annata 2020 è stata finora una buona annata e ci sono tutti i presupposti per essere un'annata eccellente. Oggi stiamo raccogliendo l'ultimo pino nero per la vinificazione in rosso e l'uva si presenta in un ottimo stato di maturazione, gli acini sono belli pieni e l'uva è matura al punto giusto, quindi raccogliamo in cassetta l'ultima vigna e penso dalla prossima settimana inizieremo il Riesling, quindi siamo più o meno a metà vendemmia. Questo è il Giorgio Dero 2020 che è appena finito di fermentare. Quest'anno abbiamo sperimentato una vinificazione un po' diversa a grappolo intero. L'abbiamo pigiato tutto con i piedi, fermentazioni naturali col piede cuve. L'abbiamo pigiato tutto con i piedi per lasciare il grappolo intero e per lasciare anche qualche acino intatto, di modo che abbiamo fatto un po' di macerazione carbonica. Devo dire che risultato, cioè, siamo contenti, è una bella fragranza sia aromatica sia di freschezza. Sono dei vini quest'anno, per ora noi abbiamo finito tutto il pino nero e il Riesling, sono dei vini che hanno un buon quadro acido, che hanno
anche un buon equilibrio alcolico, non sono troppo alcolici. I bianchi ce li abbiamo intorno ai 12-12,5, i rossi 12,5-13, Giorgio Nero è 13,5. Però io preferisco dei vini con un po' meno alcol e più freschezza che troppo alcolici. Abbiamo iniziato a vinificare in un modo un po' diverso perché stiamo cercando una risposta al cambiamento climatico. Abbiamo del pino nero in terre comunque calde, quindi stiamo cercando in cantina come in vigna delle soluzioni per avere più freschezza nel vino. Parlando di rossi, per adesso abbiamo raccolto unicamente un vigneto praticamente di pino nero che andrà a essere vinificato in rosso e si mostra veramente all'altezza almeno di quello che ci aspettiamo noi da questo vigneto e successivamente a questo vino. Secondo me è un'annata che è molto equilibrata. I bianchi hanno dato grandi soddisfazioni, come dicevo, ma anche i rossi possono, a mio parere, essere addirittura forse migliori dei bianchi. Ovviamente in tutto ciò speriamo che ci venga un po' in aiuto il tempo, che non ci siano complicazioni particolari, ma io, parlando dei miei vigneti, vedendo quello che è il mio lavoro svolto durante l'anno, diciamo che aspettative anche su ottimi rossi ce li ho, soprattutto sulla croatina, che è un'uva che, avendo la buccia un po' più spessa in questo caso, avendo caratteristiche che ci permettono anche di darle un po' più di resistenza, se così si può dire, possiamo anche pensare di portarlo un po' più oltre, a una maturazione diciamo un po' più semplice, magari ottenere anche qualche vino da invecchiare, perché la croatina, lo sanno soprattutto i produttori del territorio, dà grandissimi rossi da invecchiamento, anche non solo la classica Bonarda che è squisita, ma anche grandissimi rossi che possono permettersi lunghissimi affinamenti. Quindi speriamo che l'annata, come dicevo, sia presentata bene, continui nel suo verso e ci continui a dare grandi soddisfazioni. Quello è poco massimo. Vendemmia 2020 si propone, direi, per il sesto anno di seguito una vendemmia importante e certamente a buon livello per il territorio. Diciamo che a differenza delle altre vendemmie ultime, quest'anno impegna un po' di più il vignaiolo nella scelta vendemmiale per la disformità di maturazione su certe uve, per esempio il Barbera. Comunque l'uva è sana, è bella, e chi ha lavorato bene in vigna certamente avrà dei risultati più che positivi. Ecco, da rimarcare che mai come quest'anno abbiamo avuto sul territorio delle differenze produttive in base all'esposizione, alla natura del terreno, all'altitudine, che possono fare la differenza veramente tra le diverse località o zonazioni che dir si voglia. Particolarmente penalizzati, se vogliamo, i terreni molto sciolti, che anche quest'anno zona centro-ovest ha avuto siccità, dove le piante stanno un po' soffrendo, ma l'uva è molto bella e molto matura. Ciao a tutti, la vendemmia 2020 per ora procede bene. Buone acidità, anche se onestamente l'anno scorso erano leggermente migliori. Parliamo di pino neri base spumante, Riesling renano, pinot grigio molto bene. Abbiamo iniziato una vinificazione in rosso perché facciamo una macerazione freddo prefermentativa per un buttafuoco base. E, comunque 20, quasi 21 di zuccheri, sta macerando a freddo e i primi dati sono molto positivi, cioè c'è un gran bel colore, e adesso stiamo preparandoci, facciamo tutte le prove analitiche dell'uva per capire, e ovviamente le prove visive in base alla nostra esperienza. Sembrerebbe comunque una buona vendemmia. Qui stiamo preparando i tonneau per la vinificazione del Cavariola e della Barbera, dove faremo le follature a mano, come del resto le facciamo da una ventina d'anni. In più l'anno scorso ci siamo dotati di un tino di fermentazione nuovo, perché questi diciamo che sono stati usati almeno una decina d'anni per l'affinamento del vino, poi sono stati diciamo adattati a vinificatori. Appunto dicevo di questo tino che è dotato anche di piastra di riscaldamento e di refrigerazione,
che probabilmente sarà il futuro. Ecco. Allora, vendemmia 2020, secondo me sarà una buona vendemmia, anche se non è abbastanza prematuro dirlo, perché mancano ancora circa 20 giorni per vedere la raccolta ai primi di ottobre, quindi in 20 giorni possono succedere ancora un sacco di cose. Per il momento abbiamo colto i pionieri buoni, le rosse vediamo, l'importante sarà affrontare questa vendemmia con grande ottimismo, visto un momento particolare. Sarà, non credo la vendemmia soltanto, perché comunque poi l'andamento climatico c'è stato, ripeto, adesso manco, vediamo un po', ci giochiamo questi ultimi 20 giorni. Per chi produce bianco sicuramente è un'ottima vendemmia, perché ci sono state delle belle escursioni termiche notturne e diurne, forti escursioni, quindi uve maturate molto bene. Per le rosse stiamo alla finestra e poi vedremo un po' come dire al mercato anche. Stop. La vendemmia 2020 si è presentata come un'annata particolare sia per quanto riguarda l'andamento climatico, con piogge, umidità, poi e anche per tutte le eventuali malattie che si sono presentate, come peronospero, idio, e io le ho curate solo con rame e zolfo, quindi ho dovuto prestare una particolare attenzione. La mia vendemmia è sempre l'effetto, sempre la rossa, l'ho vendemmiata dopo il 20 di settembre e l'ho terminata, l'ultima pigiatura l'ho fatta il 4 di ottobre, e quindi è stata inframmezzata da una pioggia, ma nonostante questo l'uva è stata, non è stata danneggiata, non è marcita, perché coltivando le viti con l'inerbimento totale e non dando concimi, l'uva ha tenuto quello che erano le sue caratteristiche, e nonostante l'annata sono contenta per il risultato della vinificazione, darlo solo tre po' a Pavese Doc, che è la mia unica bottiglia che produco, essendo piccolissima mi concentro su questa. Vendemmia 2020, che dire, per i bianchi, io parlo di Chardonnay, è stata buonissima, una buona quantità, ma soprattutto anche una buona resa e buoni profumi in cantina. Pinot Nero tenelante, ma comunque con dei buoni risultati, un po' scalano di colore, ma una buona costruzione di zucchero e tutto. Poi per i rossi noi abbiamo fatto una vendemmia bella, in compagnia soleggiata, non abbiamo preso mai acqua, abbiamo fatto prima Barbera e Merlot e poi abbiamo fatto la Crolatina. Devo dire che se devo dare un voto alla vendemmia 2020 do un 9. Perché rispetto alle annate precedenti, e da 2013 sono tutte buone, parte dal 2014, diciamo che un 9 ci sta bene, anche abbondante, un scarno colore, buoni profumi, e devo dire tutto sommato si berranno ancora dei buoni vini quest'anno.